Un saluto dai microfoni di Is It Gone Air. Questa mattina abbiamo noi nei nostri studi il piacere di ospitare il dottore, docente Andrea Marini, professore associato di psicologia generale presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione e Formazione e Società dell'Università di Udine. E inoltre un senior researcher e membro del consiglio del dottorato in neuroscienze cognitive presso l'Università di Trieste. Ed è anche stato, dal 2007 al 2016, ricercatore confermato di psicologia generale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Udine. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Oggi si terrà l'incontro Neuroscienze e Linguaggio presso il Polo Universitario di Santa Chiara Gorizia. Sì. Ci vuole dire un po' nei particolari di cosa si andrà a parlare? Allora, io mi occupo di linguaggio, in particolare di correlati anatomici e cognitivi del linguaggio, quindi di questo andrò a parlare oggi, un po' di quello che si sta facendo all'Università di Udine, ma non solo, in generale, per comprendere le complesse relazioni che intercorrono tra funzionamento della mente e capacità di produrre linguaggio o percepirlo. Nello specifico, le cose che andremo a vedere insieme riguardano innanzitutto un'introduzione generale che cosa siano queste neuroscienze cognitive, che è un grande settore multidisciplinare all'interno del quale confluiscono tante discipline diverse, perché l'obiettivo è sempre quello, capire quali siano i rapporti tra mente e cervello. E non lo si può fare da un solo punto di vista, ma ci vogliono più punti di vista interagenti. Quindi, dopo aver inquadrato cosa sono le neuroscienze cognitive e aver fatto anche magari qualche accenno a cose interessanti, per esempio all'idea che questa interazione tra prodotti della mente e funzionamento del cervello è stata indagata, pensi lei, addirittura dal 2-3000 a.C. Chiaramente le cose sono molto cambiate nel tempo. Dopo aver parlato di questo, vedremo cosa si intende oggi per mente dal punto di vista cognitivo. Da lì passeremo a vedere insieme cos'è il linguaggio, come si sviluppa e quali sono i correlati neurali di questa complessa abilità, che lungi dall'essere confinati a una o due aree nell'emisfero sinistro, come si è creduto per tanto tempo, fino a non molto tempo fa di fatto, fino agli anni 90 del XX secolo, è il prodotto di una complessa interazione tra aree diverse, funzioni cognitive diverse e quant'altro. Ecco, riguardo a questo, ci può dare qualche informazione su quelli che sono i più recenti sviluppi della ricerca sui correlati neurali del linguaggio? Allora, devo dire che viviamo in un momento molto entusiasmante, non solo per il linguaggio, ma un po' per tutte le funzioni cognitive, perché le neuroscienze cognitive sono in grado di metterci a disposizione tecniche negli ultimi 30 anni, che prima non erano disponibili, e che ci permettono di vedere cosa fa un cervello mentre esegue dei compiti. E questo ci ha permesso di comprendere meglio quali siano le strutture del cervello implicate anche nella comunicazione del linguaggio. E questa maggiore comprensione chiaramente ha una ricaduta diretta sulle tecniche per potenziare il linguaggio in bambini a normale sviluppo, captare possibili, intercettare possibili problemi del bambino con disturbi, valutare il disturbo nell'adulto con lesioni cerebrali acquisite o degenerative, pensi all'Alzheimer, oppure ancora intervenire in modo consapevole e sempre più efficace su queste lesioni per poter potenziare l'outcome riabilitativo. Detto questo, ci sono anche chiaramente motivazioni teoriche, perché il linguaggio è sicuramente una complessa abilità, i linguisti ci hanno insegnato molte cose sulle sue strutture, i neuroscienziati stanno cominciando a capire che il linguaggio però dialoga molto profondamente con altre abilità, la memoria, l'attenzione, la percezione, la pianificazione e perfino nel suo sviluppo. Il linguaggio non è il prodotto di un gene o due, è il prodotto di una complessa interazione tra geni e ambiente, che a loro volta innescano in ogni individuo le peculiarità che noi osserviamo tutti i giorni. Quali sono, in breve, i processi cognitivi e cerebrali coinvolti nella capacità di produrre frasi, parole e storie e in che modo i risultati derivanti dagli studi riguardo a questo possono aiutarci? Sì, diciamo, questo aspetto è molto legato a quello di poco fa, nel senso che il linguaggio, che è sempre più visto in chiave comunicativa, lei deve capire che per tanto tempo il linguaggio è stato considerato in ambito clinico da un sotto una lente neurologica. Quindi, per il neurologo, cos'è il linguaggio? È la capacità di dire delle parole, capire delle parole, ripetere delle parole o delle frasi. E questo è quello che si faceva col paziente fino a 30 anni fa.
Oggi è ovvio che il linguaggio è molto più complesso di questo. Noi col linguaggio possiamo dire cose e implicarne altre, possiamo essere sarcastici, ironici, possiamo essere bravi o pessimi comunicatori, e questo non ha solo a che fare con la capacità di scegliere parole o frasi, ma ha a che fare con anche altre capacità, che sono per esempio quelle di considerare i contesti, considerare le aspettative degli interlocutori. Ecco, le neuroscienze cognitive contemporaneamente, oggi, in questo periodo, stanno cercando di capire quali siano le reti neurali responsabili di questa abilità. Oggi noi sappiamo che queste abilità non risiedono in una o due aree, ma in una complessa rete che richiede strutture dell'emisfero destro, strutture dell'emisfero sinistro, strutture definite sottocorticali, cioè sotto, all'interno del cervello, e anche strutture di una struttura che non è proprio cervello, è il cervelletto, è un'altra struttura ancora. E quindi di fatto il linguaggio è istanziato, implementato in una complessa rete. Questo, come accennavo prima, adesso magari entro un po' più nel dettaglio, ha delle ricadute sulla riabilitazione. Per esempio, la sempre migliore comprensione delle caratteristiche del funzionamento cerebrale hanno permesso di mettere a punto delle tecnologie, delle tecniche definite di neuromodulazione, che permettono, per esempio, di facilitare il ripristino o bloccare il ripristino di determinate reti nel cervello. Mi spiego: se un paziente fino a 20 o 30 anni fa veniva riabilitato, immagini una persona che ha avuto un ictus, non riesce più a parlare. La riabilitazione tradizionale consisteva nell'andare dalla logopedista o in un ospedale e fare compiti di ripetizione di parole, di frasi, costruzione di parole e frasi, eccetera. Oggi è possibile usare delle tecniche che vanno a interferire col funzionamento dei neuroni in modo non invasivo, quindi sono tecniche che non fanno male, non fanno niente, ma che possono, come dire, dare una spintarella ai neuroni per ripristinare le connessioni e creare quindi una sorta di ponte per andare a bypassare l'area rotta. E questo, le recenti ricerche degli ultimi 15-20 anni, alcune fatte anche dal sottoscritto con chiaramente molti altri colleghi, indicano proprio che sia possibile potenziare la riabilitazione con queste tecnologie. Quindi conoscere meglio le reti vuol dire anche implementare in modo più efficiente la riabilitazione. Sì. Si sta facendo addirittura sui bambini adesso per potenziare. Per esempio, nel caso della dislessia ci sono alcune ricerche, e sono contento di dire che le prime sono state fatte proprio in Italia dal Bambin Gesù di Roma, su bambini dislessici, e praticamente potenziare delle reti neurali che potrebbero essere implicate nella lettura fornisce a questi bambini una spinta in un certo senso positiva nel sviluppare le reti neurali che gli permetteranno di leggere in modo veloce. Questo sempre senza creare qualcun tipo di danno? Assolutamente no, tant'è vero che ognuna di queste ricerche, diciamo che sui giornali noi vediamo i risultati delle ricerche, ma tutto quello che c'è dietro non è noto, e c'è un enorme processo dietro. Uno dei primi passi è costruire un progetto, il secondo passo è che questo progetto deve passare attraverso il vaglio di un comitato etico fatto da molti individui con molte professionalità, si va dal filosofo al medico allo psicologo allo statistico al biologo, eccetera, e tutto questo e tutta questa serie di persone che formano una commissione devono approvare o non approvare una ricerca. Se una ricerca è giudicata non etica perché in qualche modo va a creare dei danni oppure va a togliere una opportunità di riabilitazione efficace a qualcuno semplicemente per avere un gruppo di controllo, questa commissione non farà mai passare questa ricerca. Ecco perché le ricerche che poi alla fine superano questi vagli sono tutte etiche e non determinano problemi, ecco, nell'individuo che sottostà alla ricerca stessa, sia esso una persona a normale sviluppo senza lesioni oppure una persona con disturbi dello sviluppo o con lesioni acquisite. Qual è, una domanda off topic diciamo, quale o quali sono i consigli che personalmente darebbe a un giovane appassionato di questi argomenti per avvicinarsi? Innanzitutto consiglio di avvicinarsi perché è interessante. Guardi, le neuroscienze cognitive sono un ambito di indagine, come dicevo prima, multidisciplinare. Questo vuol dire che ci si può arrivare da tanti punti di vista. Si può avere per esempio una laurea in biologia, si può avere una laurea in linguistica, si può avere una laurea perfino in filosofia, in medicina. Poi però bisogna entrare in percorsi dopo la laurea, post laurea, di per esempio dei dottorati.
che sono un momento in cui le persone, se vincono un concorso e accedono a una scuola di dottorato, imparano a fare ricerca, perché fare ricerca è un qualcosa diverso, molto differente rispetto al sapere qualcosa, perché fare ricerca implica tutta una serie di fattori che vanno acquisiti molto lentamente, inclusa la capacità di scrivere un articolo, che non è semplice. Poi ovviamente gli articoli sono tutti in inglese, quelli seri, insomma. Detto questo, un dottorato in genere può essere in neuropsicologia, può essere in neuroscienze cognitive, come quello che per esempio abbiamo in neuroscienze a Trieste. E dopo di questo la persona che sta imparando a fare ricerca e già cominciare a fare delle pubblicazioni, quindi sta emergendo rispetto ai suoi colleghi, e può avere l'opportunità, se è bravo, di vincere una posizione di postdoc. Assegni di ricerca, li chiamiamo in Italia, posizioni dopo dottorato, che sono in genere periodi di 1 o 2 anni legati a progetti, e poi però la persona deve imparare a camminare sulle sue gambe, sia in Italia che all'estero, deve applicare a dei grant stranieri, magari dell'Unione Europea, o ci sono anche italiani, però diciamo le grandi cifre arrivano da fuori, e in quel caso si può cominciare a costruire il suo gruppo di ricerca e quindi creare trasferire il suo expertise per a sua volta insegnare a qualcun altro, e questa persona, se è fortunata, poi può entrare anche in un gruppo universitario di ruolo e chiaramente diventare formatore a sua volta di altre persone. Questa è un po' una catena virtuosa nella migliore delle condizioni possibili. Andrea Marini, la ringraziamo per averci concesso questa intervista e poniamo un caldo saluto dai microfoni di Is It Gone Air. Grazie, arrivederci.